Il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Alfredi, Derbindi, Bonafede, Bueno, Carbone, Cirielli, Covello, Crippa, D'Ambrosio, Damiano, Ferranti, Galati, Guerra, Lauricella, Locatelli, Mazziotti, Di Celso, Migliore, Orlando, Rosato, Sanga, Valeria Valente e Velo sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 107, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 3365A, disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato e delle abbinate proposte di legge numero 1751 e 3433. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Passiamo al voto finale ed ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Locatelli. Signor Presidente, abbiamo seguito con attenzione l'iter di questa proposta di legge che arriva in aula profondamente modificata e senza dubbio migliorata rispetto a quello che era il testo originale. Questo provvedimento affronta un tema serio, anche se ostico per noi che ci sentiamo profondamente garantisti nell'animo. Garantismo e insieme lotta alla corruzione. Nell'ultimo ventennio la corruzione ha preso una fisionomia diversa, ha subito un sostanziale spostamento dalla politica all'apparato burocratico in senso lato, raggiungendo livelli allarmanti nella pubblica amministrazione. È stata bonificata la politica? Non credo. Piuttosto ha perso potere e peso a favore dei livelli decisionali della pubblica amministrazione grazie a questo spostamento che è iniziato negli anni 90. È un problema reale che non va sottovalutato quello che affronta questa legge e che è necessario che emerga. Comprendiamo dunque lo spirito con cui la relatrice del Partito Democratico ha praticamente riscritto il testo e ne condividiamo le ragioni di fondo. Come socialisti però